Lega Basket Serie A e Beko Elettrodomestici, il marchio della Smart Generation, presentano Serie A Beko. Allunga più 5 Varese, in bro in palleggio, dentro per Rocca, ma c'è questa volta l'ottima lettura difensiva con Bolonara che inchioda la seconda schiacciata del quarto e adesso si è fermata in due azioni consecutive l'inerzia positiva della Virtus Bologna con Varese che ritorna a più 7. Inusuale per un giocatore della sua stazza. Stavolta la layup è stato ben contrastato, vediamo se l'amico Ayrton fa qualcosa di bellino, devo dire, perché questa è una schiacciata di quelle da antologia. Vediamo questo possesso della Scavolini, grande azione da parte di Hamilton che si trova, di Barbol che si trova davanti a Sane Kids, ha rimorchio lo schiaccione in tapine di Silver Bryant. Andiamo a raccontare questa gara. Cadu in campo con Smith che serve subito così dalle hoop e primi due punti spettacolari per la squadra di casa che va quota 37. In bro per Gigli, si va da Mesorrocca, fuori dall'arco del 6-75, Asbrock che adesso deve diventare necessariamente il leader in campo per punti, qua dentro Moraschini con il reverse, giocata della partita, Riccardo Moraschini. Ora Olimpia che mantiene due punti di vantaggio e la palla in mano. Langford prova a attaccare e viene cancellato da Laval che ha delle capacità di letture atletiche davvero incredibili. Ultimo quarto qui al NCC Arena di Cantù. Brooks, Mazzarino, lato debole, lo scarico per Taius che realizza e guarda, c'è anche il fallo di Formica. Lo scarico per Ere con qualche difficoltà nel ball handling, poi deve attaccare Mesorrocca, si prende l'arresto e tiro, non arriva al canestro, ma c'è Adrian Banks che vuole rispondere alle super giocate di Moraschini. Poi Mendy è dovuto uscire perché quello era il terzo fallo. Milano ha reinserito Fozzes e intanto Dagoduro e Laval si divertono nel cuore dell'area. Altro alley-oop tra i due giocatori. Lega Basket Serie A e Beko Elettrodomestici, il marchio della Smart Generation, hanno presentato Serie A Beko.